Ciao amici! A chi non è capitato il classico mal di testa una volta ogni tanto? Più che ogni tanto! Infatti, capita a tutti! Pensate che secondo i risultati di uno studio americano pubblicato sulla rivista Neurology della American Academy of Neurology, il 14% delle assenze sul posto di lavoro è causato proprio dal mal di testa. Lo studio si chiama My Migraine Voice Survey e ha coinvolto 11.266 persone in 31 paesi, tra cui anche l'Italia. In Italia la cefalea colpisce 14 italiani su 100, ben 9 milioni di persone. Per il 37% degli intervistati, più di uno su tre, si tratta di cefalea cronica e ne ha sofferto addirittura per oltre 16 anni della sua vita. E la performance? Ecco i dati. Il 50% di chi soffre di emicrania soffre nel compiere le azioni comuni di tutti i giorni, anche quelle più banali, per non parlare del lavoro o di attività più impegnative. Il 60% degli intervistati si trova a dover mancare dal lavoro per quasi una settimana al mese a causa del mal di testa. Ma è terribile! Come fare? Ecco alcuni consigli. Spesso la causa del mal di testa è l'alimentazione, lo dicono le ricerche, secondo cui errori quotidiani nella dieta o intolleranze di cui non si è a conoscenza causano episodi di mal di testa continui. Ogni persona è un caso a sé, ma di solito gli alimenti più scatenanti sono latticini, glutine, lieviti, zuccheri e grassi industriali. Vale la pena approfondire. Se volete conoscere l'argomento da un punto di vista naturopatico, basta iscriversi al canale, è facile, con un clic così, e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!